1400 quasi 1500 è alla sua seconda edizione e quest'anno farà da cornice al convegno Donne di potere tra il Medioevo e l'età moderna. Perché creare un evento che si ispira a un film? Perché penso che sia un evento nuovo, come nuovo modo di vedere una ricreazione storica che è sempre stata fatta attraverso normali canali che sono quelli della festa. Invece in questo modo noi cerchiamo di dare un'attualità e soprattutto, oltre che attualizzare, e cercare di far coinvolgere tutte le persone. Perché tutto questo? Perché attraverso un film che tutto sommato tutti conoscono, un film di grosso successo, la gente rivede il contesto storico in un modo un pochettino più disincantato e meno legato a una tradizione puramente ricreazione storica, diciamo. All'estero si fa da tantissimo tempo e con un enorme successo. Sviluppando e dando la possibilità di fare di usare questi luoghi bellissimi nel cinema o nella fiction sicuramente aiuta molto. D'altra parte abbiamo degli esempi veramente che hanno avuto uno sviluppo eccezionale sotto questo aspetto. Basti pensare a Matera, dove fu fatto un film di Mel Gibson, basti pensare ai Medici girato a Monte Pulciano, basta pensare a Città della Pieve, che è qui vicino, dove hanno fatto delle serie. Questa è una cosa molto, molto utile, sicuramente. L'altra cosa che potrebbe aiutare, qua entriamo nel sociale, potrebbe essere consegnare questo centro storico, che in questo momento è abbastanza così in disuso, per certi versi socialmente, a delle idee di giovani del territorio umbro, i quali sicuramente avrebbero delle grosse idee. Io mi sento monteleonese, lo vivo da monteleonese, questo paese sicuramente avrà successo, questo paese. Grazie di tutto.